L'8 marzo è la festa della donna e del mondo dello sport alpino ne ha tantissime da celebrare, da omaggiare, da esaltare lo slang girl power. Mai come oggi è più azzeccato, sono innumerevoli le gesta sportive che di anno in anno sul tetto d'Italia del mondo vedono protagonista le atlete del gentil sesso. Pensiamo ad esempio alle ragazze del calcio a 5 che da Ariano stanno dominando in tutta Italia su onde vittorie e stanno per ottenere, è solo questione di matematica, la promozione nell'Olimpo del Futsal. Pensiamo a chi ogni giorno combatte per fronteggiare non solo i problemi di una gara ma anche quelli della vita, e da allora ci viene in mente la straordinaria campionessa napoletana di nascita ma montellese di adozione Lucia Nobis, che in sella fronteggia la sclerosi multipla e lo fa sempre con un sorriso a 32 denti, se nella bocca ce ne fossero di più anche 64. Ricorre oggi una festa che ha visto nella figura di Mirosa Magnotti, storica campionessa di basket avellinese che oltre a trionfare sui parquet ha dato speranza a migliaia di donne con la sua ACTO, l'alleanza contro il tumore ovarico, tumore che l'ha strappata alla vita troppo presto perché questa terra aveva ancora un disperato bisogno di lei. Pensiamo ancora, alla lista è davvero infinita, ad Antonella Renzulli, la ballerina serinese che con la sua coreografia alla kermesse Avellino oltre la disabilità ha incantato tutti e ha spronato tantissime ragazzine dicendo che la vita al di là di tutto è una cosa meravigliosa. Ancora le donne guerriere del professore Carmelo Albino che con una sciabola danno una stoccata al cancro insieme all'AMDOS, l'associazione meridionale donna operata al seno. E poi ancora le imprese del tiro con l'arco con Evelina Cataldo e Marianna Rogazzo che grazie ai loro dardi hanno ottenuto trofei su trofei in tutto lo stivale. Credevate ci fossimo fermati qui? No, c'è ancora Maria Lucia Di Meo, campionessa irpina di tennis tavolo, arrivata a giocare a grandi palcoscenici in tutta Italia, e a Silvana Stanco, svizzera di nascita ma sturnese di adozione, protagonista alle scorse Olimpiadi di Tokyo con la sua beretta. Anche la pallavolo con le varie Antonella Cantone, Adele Nigro, Serenella Matarazzo, Rita Quino, Lucia Iannuzzi portano avanti un progetto per le giovani ragazzine del capoluogo e non. E ancora Donatella Buglione, astro della palla spicchi irpina dei tempi che furono, che con l'Axi lancia moltissimi talenti verso il basket che conta. La danza con le sorelle Coppola e molte molte altre che se al momento ci sfuggono chiediamo umilmente perdono. Una sfilza di sportive e di guerriero che ogni giorno lottano e vincono su tutti i fronti e su tutti i campi. Ci verrebbe da dire che ogni giorno di una loro vittoria è per tutte un 8 marzo differente, ma oggi lo gridiamo a gran voce, auguri donna e grazie che continuate a farci esultare.